Si è tenuto ieri sera il Cremona Fiere, l'evento delle assisi generali dell'economia del territorio basato sui futuri scenari economici della provincia cremonese. L'incontro era diviso in cinque tavoli tematici in cui diverse realtà territoriali, accademiche, comunali o private, si sono confrontate su specializzazioni attuali e prospettiche del territorio, ecosistema imprenditoriale, formazione di giovani, progresso sociale e turismo. Da tutti è emersa la necessità e la volontà di puntare forte sul mondo dell'educazione e di una fitta e capillare collaborazione tra comuni, imprese, commercianti locali ai fini di uno sviluppo economico degno di nota. È emerso innanzitutto l'esigenza, la volontà di lavorare insieme, quindi un gruppo di stakeholder molto diversi tra loro che si rendevano conto dell'occasione unica di sedersi allo stesso tavolo insieme, ed è emersa anche molto importante, come prioritaria l'area educazione e istruzione, quindi orientamento, coinvolgimento delle imprese nella sfera dell'educazione, riallineare quello che si fa a livello puramente economico con quello che si fa invece a livello di progresso sociale. Quindi a livello economico andiamo molto bene, stiamo bene, c'è un livello di benessere diffuso. A livello di progresso sociale siamo invece un po' a metà classifica se guardiamo il Social Progress Index che abbiamo fatto. È emerso che tutti questi stakeholders che hanno poi obiettivi comuni devono sicuramente agire in modo sinergico, lavorando insieme, quindi scuole, imprese, enti pubblici, associazioni di categoria, università, il mondo ITS, la formazione tecnica, tutto affinché questo territorio in modo sinergico e coeso possa rendersi un territorio ancora più attrattivo rispetto a quello che sono, ad esempio, start-up, idee dei giovani e per farli sognare anche dal punto di vista lavorativo. Bisogna creare sicuramente un'identità comune, ma è difficile perché noi abbiamo un territorio che è molto diverso. Partiamo dal Casalasco, per arrivare al Cremonese, il Cremasco, il Soncinese, insomma, hanno delle eccellenze diverse, però bisogna riuscire a mettere insieme queste particolarità, queste peculiarità per riuscire a creare una identità comune che possa portare poi Cremona in giro per l'Italia e per il mondo.